Cari lettori di Battista 70 Phone, grazie agli amici di Motorola abbiamo la possibilità di provare il Motorola Xoom 2. Ovviamente dal nome capirete bene che è il successore del primo Xoom, uscito circa, cos'è stato, più o meno un anno fa o poco meno. Rispetto al predecessore, lo Xoom 2 è più leggero, parliamo di 599 grammi contro i 726 dell'uno, ed è anche più sottile, sono 8,8 mm contro i 13 del predecessore. Infatti, in effetti, come potete vedere, è davvero molto, molto sottile per essere un tablet. E io aggiungo, davvero molto bello. Mi piace un sacco questi angoli smussati. Nessuno avrà niente da dire perché qui nessuno ha copiato nessuno, per cui ci siamo anche tolti il peso di un'eventuale copiatura. Le dimensioni abbiamo 253,9 di larghezza, oppure chiamate l'altezza, dipende come lo girate, per 173,6 abbiamo appunto detto uno spessore di 8,8 mm e un peso di 599 grammi. Devo dire che comunque in mano si dà un buonissimo feedback, anche grazie a queste parti gommate che mi consentono di tenerlo senza scivolamento. La parte posteriore, vabbè, ora non fate caso perché è un modello non destinato alla vendita, è in alluminio anodizzato e il prodotto ha subito un trattamento idrorepellente. Inoltre è dotato di un bel display di vetro che è un Corning Gorilla, di conseguenza non dovrebbe temere particolarmente le cadute. Ovviamente se lo lanciate da 2 metri è facile che ci sia un patatrac, quindi evitate di farlo. Il display è da 10 pollici e 1, 1280x800 la risoluzione, 16 milioni di colori, 16,7 milioni di colori come meglio preferite, ed è un TFT davvero luminosissimo. Poi quando andremo a fare la video recensione ve ne renderete conto da soli. Scusate, ma sono leggerissimamente raffreddato. Processore che monta è un dual core da 1 GHz e 2 con una RAM da 1 giga. Che altro dire? Questo modello in mio possesso è un modello 3G con 16 giga di memoria interna. E poi ovviamente dotato di tutte le varie connessioni, GPS, AGPS, Bluetooth, Wi-Fi. Qui sotto abbiamo ingresso micro USB e micro HDMI. Aprendo qui abbiamo il vano dove poter inserire la micro SIM. In questo caso trattasi di micro SIM. Ho utilizzato quella che utilizzo io di solito e funziona in maniera egregia. Andiamo a vedere la parte posteriore. Abbiamo i due altoparlanti, due speaker, come meglio credete. Qui abbiamo una cam posteriore da 5 megapixel con LED flash e registrazione video in Full HD, quindi 1920x1080. E allo stesso tempo riproduce anche i video ovviamente in Full HD. Come vedete, davvero molto bello, molto, molto solido, una buonissima sensazione di solidità. Inoltre abbiamo una batteria da ben 6700 mAh. Qui di lato abbiamo il tasto di avvio e spegnimento standby, potete vederlo, e il tasto del volume. Sono in una posizione strana, ma vi assicuro che non è per nulla scomoda. Potete vedere, veramente molto 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 bello. Abbiamo anche una cam frontale da 1,3 megapixel che vi consente ovviamente di fare chiamate di tipo VoIP. Il sistema operativo montato da questo modello è un Honeycomb 3.2. Non penso che ci vorrà molto prima di vedere Ice Cream Sandwich. In genere Motorola vengono aggiornati in maniera piuttosto rapida. Che altro dire? Ora non vedo l'ora di mettermi a smanettarlo per bene. Mi piace davvero molto. Giusto per far capire anche la bellezza, quando l'ha visto mia moglie ha detto che bello. In genere quando vede i miei terminali, i miei tablet, li guarda un po', non dico schifata, ma generalmente con poco entusiasmo. E invece in questo caso vi devo dire che gli è piaciuto davvero molto. No, ribadisco, è molto elegante.
Adesso qualcuno mi pigliare in giro perché sto utilizzando continuamente l'aggettivo molto, possiamo dire parecchio elegante, così almeno cambiamo un pochettino. Ah, sul serio, guardate, è fatto davvero bene, cioè è bella la sensazione di solidità. E poi non, ribadisco, non si ferma solo qua, anche a livello prestazionale, di performance pura, cioè reagisce veramente bene. Comunque, adesso non abbiamo nessuna fretta, il prodotto non è un'anteprima, non ho nessun problema a dirlo, mi è arrivato adesso, mi va benissimo così, tanto ognuno di noi poi fa del proprio meglio e tanto anche le corse ad essere il primo, vabbè, a volte fa piacere, ma altre volte non è che sia strettamente necessario. Questo ci consente di prenderci tutto il tempo che vogliamo, almeno finché non lo richiederanno indietro, per fare i test approfonditi e poter avere una videorecensione fatta come comanda. Ovviamente mi premurerò anche di testare il discorso dell'uscita micro HDMI, dato che ho in casa un cavo che va bene perché è quello del Sony Arcs, è il medesimo, quindi do non dovrei avere problemi di collegamento alla TV. Poi vi farò sapere. Terminale inoltre è dotato del servizio Motocast, praticamente un servizio cloud tramite il quale potete sincronizzare le vostre foto, video, documenti, quant'altro sul PC e tramite connessione o 3G o Wi-Fi richiederli nel momento in cui avete bisogno. Direi un servizio molto utile. Ok, adesso ce ne sono parecchi tra Dropbox e molti altri, però vabbè, diciamo che questo è proprietario e di conseguenza non dovete neanche sbattervi per fare cose particolari. Archiviate sul vostro computer e quando ne avete bisogno andate a richiederli. Con questo concluso, un saluto da Loris, alias Battista 70 per Battista 70. Ciao! Battiste 70 phone. The human sensor technology.